Un altro passo nella crescita umana e culturale dei bambini in un percorso di conoscenza e gestione delle emozioni primarie. Così i partecipanti al progetto hanno visitato il Polo Tattile Multimediale di Catania, che è stata un'occasione di incontro con il mondo dei non vedenti. Per noi è una mission fondamentale, quella di creare le condizioni affinché i ragazzi che vengono a visitare questa struttura possano avere un messaggio di inclusività nel momento in cui finiscono la visita. Quindi il nostro punto di vista, il punto di vista di chi con un senso in meno vive una difficoltà grande, che considerate che la vista occupa l'84% dell'uso quotidiano, quindi se non c'è è un grosso deficit, perché si è sempre soggetti ad avere qualcuno che ci accompagna o che ci comunque guida nei posti che noi non conosciamo e fuori chiaramente in ambiente cittadino. Per cui per quello che per noi è essenziale è che i ragazzi capiscano e che ci sia un messaggio di sensibilizzazione. È fondamentale proprio questo, cioè quello di creare delle condizioni affinché non ci sia una netta separazione, una linea di demarcazione tra quello che è la disabilità e, come diciamo tutti, i normodotati. Quindi un messaggio che serve a dire ai ragazzi: ragazzi, attenzione, perché se c'è una persona che ha una disabilità non è diverso da voi. Vietato non toccare, il motto di questa visita. All'interno del museo i bambini, accompagnati dalla responsabile Emilia Crimaldi ed alcuni animatori, hanno scoperto la propria sensorialità in chiave artistica, mettendo letteralmente le mani su capolavori dell'arte: la creazione di Adamo di Michelangelo, la Medusa di Caravaggio o la Gioconda di Leonardo da Vinci e plastici architettonici come Piazza San Pietro. Bendati hanno anche sperimentato il giardino sensoriale tra i profumi e i suoni della natura. Infine anche la visita al bar al buio, accolti da baristi ipovedenti o non vedenti. I bambini hanno consumato al buio.